Sono appena stato massacrato di botte. Mi ha massacrato di botte senza motivo. È iniziata così una manciata di settimane fa l'odissea di Gianmario, studente, barman e musicista che per anni ha vissuto Piazza Bellini come la sua seconda casa. Dopo aver lavorato per diverso tempo al Giurdò, uno dei bar della piazza della Movida Partenopea, Gianmario ha proposto al titolare del locale di suonare all'esterno, a due passi da un secondo baretto della zona, la Spilleria. Il titolare di quest'ultima, secondo il racconto del musicista, avrebbe dato il suo ok per la performance, salvo poi, in corso d'opera, porsi nei confronti del 27enne in maniera decisamente ostica. Il proprietario della Spilleria è arrivato non totalmente lucido, quindi ha iniziato ad infastidirmi più volte. E dopo questa serie di sue azioni che mi infastidivano, ho cercato di redarguirlo e di farlo stare al suo posto. A fine live, circa due ore dopo, quando sono entrato nel suo locale per salutare anche la compagna, c'è stata la sua aggressione. Lui mi ha dato prima una testata e poi me ne ha date altre due. Ho lasciato passare qualche giorno e ho sperato che la giustizia potesse fare qualcosa e potesse fare il suo corso. Però non sono stato avvisato ancora di nulla, non so se sono stati presi provvedimenti nei confronti di questa persona, che tra l'altro era armata, aveva un coltello in tasca e ha provato a cacciarlo più volte. Un'aggressione gratuita e ingiustificata quella raccontata da Gianmario, che lo ha lasciato, oltre che sanguinante, ferito anche psicologicamente. Dopo le prime 48 ore sono crollato, ho iniziato a rielaborare tutto, ho iniziato a rivivere i momenti e mi rimbomba nella testa dopo quasi tre settimane sempre lo stesso episodio, cioè il fatto che lui si sia allontanato e nessuno abbia fatto niente per cercare di fermarlo. Un caso sì isolato, ma che si inserisce in un contesto sociale di violenza in strada preoccupante. Quando abbiamo chiesto a Gianmario se si sente al sicuro per le strade della città, ecco la sua risposta. Una risposta che riflette l'ansia di tante persone che vivono, che vorrebbero vivere Napoli in serenità. Assolutamente no. Non mi sento al sicuro anche perché c'è una sorta di polemica tra residenti che lottano per una vivibilità comune e noi artisti di strada. Questi residenti lottano contro la movida molesta e identificano noi artisti di strada come movida molesta. Ma il problema è che io stesso come artista di strada sono stato vittima della movida molesta.